Una via di Zero Branco nel mirino dei ladri, razzie in casa ed una famiglia rubati i soldi necessari alle cure mediche. Stamani la cerimonia della cittadinanza onoraria di Treviso all'Ana, un anno dopo la grande adunata, ricordi ed emozioni ancora vivi. Grave incidente stradale ieri sera lungo la Nualese, 6 persone rimaste ferite, fra loro anche un bimbo di 7 anni. Viaggio nella memoria della grande guerra, vi mostriamo uno degli ultimi tracciati notturni per illuminare i campi di battaglia di notte. Edizione di Treviso dei notiziari di Rete Veneta, buonasera e ben ritrovati. In apertura la cronaca che ci porta a Zero Branco. In una via saccheggiate alcune case, razzie varie e in una famiglia sono stati rubati i soldi necessari alle cure mediche. I ladri hanno fatto irruzione in tre villette vicine, una accanto all'altra, hanno tagliato la rete, si sono intrufolati, poi hanno scassinato porte o finestre ed hanno messo a segno i colpi. In tutte le case erano presenti i proprietari. Eravamo in casa, fortunatamente eravamo al piano di sopra, mentre loro si sono occupati del piano inferiore, mentre i miei suoceri è andata peggio perché sono andati a prendere anche dei valori che avevano in camera mentre loro stavano dormendo. Hanno rubato oro, la fede nuziale, bracciale e gioielli della figlia, non solo, ma anche 600 euro che la famiglia aveva appena prelevato dal bancomat, i soldi che servivano per delle visite mediche. La rabbia ti porterebbe a dire mi sveglio e faccio questo, faccio quello, ma alla fine ci è andata bene perché non sai mai cosa trovi di fronte. Rabbia ma anche tanta paura. Nella villetta accanto i suoceri. La signora è ancora scossa e ci chiede di non farsi riprendere dalle telecamere, ma ci spiega che i ladri da loro sono entrati in camera da letto. Sono andata in camera e ho visto che mi mancava un cofanetto dall'armadio, ma appoggiato all'armadio avevo il lettino del piccolo di 8 mesi. Mamma mia, subito mi sono preoccupata. Paura? Sì, tanta, solo il pensiero che sono entrati in camera e non abbiamo sentito niente. Sui dati forniti dalla prefettura relativo ai cali dei furti rispondono le vittime. Veramente ieri sera ho sentito il prefetto che ha detto per fortuna sono diminuiti i furti qua, mi ha dato molto fastidio a tutti noi perché naturalmente siamo stati appena coinvolti. Cambiamo argomento. Adunata un anno dopo, questa mattina cerimonia ufficiale che ha conferito la cittadinanza onoraria agli alpini. Vediamo. A un anno dall'adunata del Piave, l'adunata dei record, Treviso conferisce la cittadinanza onoraria all'Associazione Nazionale Alpini. La cerimonia a Santa Caterina dopo il voto all'unanimità del Consiglio Comunale. Degli alti valori morali di fratellanza, rispetto e onore alla patria, di cui gli alpini sono da sempre modello e ispirazione. La adunata delle 650.000 presenze che ha fatto segnare alla città un più 12% di visitatori nel 2017, ma i numeri ancora non bastano a raccontare l'emozione che si respira ogni volta che protagonisti sono gli alpini. Nere trevigiane che si preparano a ospitare a metà giugno l'adunata triveneta. Direi che non poteva mancare a Vittorio Veneto nel centenario dalla fine della Grande Guerra un doveroso ricordo e testimonianza del nostro passato, della nostra storia, per rendere onore ai caduti. Sull'adunata del Piave un video e un libro fotografico e il sigillo finale con la cittadinanza onoraria. Grande emozione di chiusura di un lavoro fatto per anni per arrivare a una grande adunata che si è dimostrata e quindi bello, una bella chiusura. Ringraziare veramente il gran lavoro che hanno svolto gli alpini sia in occasione della adunata fantastica di Treviso, ma che in realtà svolgono tutti i giorni per andare a risolvere molti problemi dei nostri cittadini. Un grazie agli alpini per quello che fanno quotidianamente e un ringraziamento fortissimo per i giorni della adunata, qualcosa di indimenticabile. Ora il testimone passa a Trento dal 10 al 13 maggio. Io credo che i cittadini di Trento accoglieranno e faranno dimostrare anche loro l'affetto che gli alpini meritano. Mattinata caotica, ieri a Oderzo due bimbi sono scappati di casa, li hanno trovati lungo i binari.
girovagavano da soli nei pressi della stazione con il rischio di finire sui binari. Due gemellini di neppure 3 anni, maschio e femmina, sono stati notati da un passante che ha chiamato i carabinieri. I due fratellini, di origini straniere, sono sfuggiti all'attenzione di mamma e nonna. La famiglia, originaria dell'est Europa, abita in un appartamento al pian terreno di una palazzina poco lontana dalla stazione ferroviaria del capoluogo Pitergino. Verso mezzogiorno i due piccoli sono stati visti per strada. Un passante si è immediatamente reso conto che erano da soli e ha chiamato le forze dell'ordine. Subito è arrivata una pattuglia dei carabinieri che nel giro di una ventina di minuti è risalita alla famiglia d'origine dei due bambini, che sono stati quindi restituiti alla mamma sorpresa e spaventata per l'accaduto. È bastato infatti qualche istante di disattenzione perché i gemellini si allontanassero da casa. L'episodio è finito anche sui social network, la voce è girata e molti si sono preoccupati per la sorte dei due bimbi, vista la vicinanza alla linea ferroviaria. Tutto però si è risolto per il meglio. Nei confronti dei genitori, dopo le dovute verifiche, non è scattato nessun provvedimento. La cronaca ora ci riporta a Zero Branco. Ieri sera uno schianto fra due auto lungo la Noalese, 6 le persone rimaste ferite, fra loro anche un bambino. Pauroso schianto lungo la Noalese a Zero Branco. 6 persone sono rimaste ferite, tutte residenti a Treviso, tra loro anche un bambino di 7 anni. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi ferite, ma sono stati trasportati all'ospedale Cafoncello per essere medicati. Secondo una prima ricostruzione, l'automobilista avrebbe perso il controllo della macchina, un utilitario di colore scuro, andando a sbattere contro un platano. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti per prestare soccorso e dirigere le operazioni di traffico stradale per rimuovere il mezzo incidentale. Il SUEM 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia. Alcuni giorni fa un altro incidente sempre lungo la Noalese a pochi metri di distanza, anche in quel caso erano rimaste coinvolte 6 persone. Una strada pericolosa, hanno sempre denunciato i residenti, e soprattutto molto trafficata. Voltiamo pagina, viaggio nella memoria della Grande Guerra. Come ogni sabato, oggi vi mostriamo uno degli ultimi traccianti notturni per illuminare i campi nelle battaglie notturne. Io sono un agricoltore, era degli anni 50, andavo per i campi a raccogliere dei pezzi di oggetti, rame, piume, ottone e acciaio. Se andava a vendere, si capa di tutto, si trova, e tanta roba si trova, tipo soprattutto i srapnel, palette di piombo, quello erano molto richieste e si prendevano abbastanza soldi. I soldi si avevano per? Sì, per andare a prendersi alla domenica gelato quando si andava a messa. Un racconto dal cuore per Angelo Brisotto, che raccoglie le testimonianze della Grande Guerra da quando aveva 7 anni. Da bambino per il golosesso del Dì di festa, da grande per rispetto di chi ha combattuto ed è morto lungo il Piave. Una passione testimoniata da tanti oggetti, alcuni rarissimi. Questo bengala serviva ai nostri soldati alla notte e alla sera quando andavano all'attacco per illuminare una zona. Un illuminante che racconta la guerra notturna in trincea, ed è questo paracadute in seta, tessuto oltre un secolo fa, che lo rende praticamente unico. Quanti ce ne sono? Cioè che sono io un altro. Ed è italiano? Italiano. La particolarità cos'è? Il paracadute in seta, perché questo qua molti lo trovano, ma però senza il paracadute, perché che vale, cioè, è il paracadute in seta. Quasi una missione per Angelo, condivisa da oltre 50 anni con il sorriso della moglie, che lo segue discretamente ma con orgoglio quando racconta la Grande Guerra alle tante scolaresche che lo vengono a trovare o che gli chiedono di andare in classe con oggetti come questo. E Angelo dice sì a tutti, perché in cuore sa che far toccare con mano la guerra vale 1000 volte di più che solo raccontarla. Muria trasmette a altre persone sta passione qua, soprattutto ricordare i caduti. I nostri caduti che sono morti, che hanno lasciato il sangue sul Piave, sui cosi, sono morti. Qui c'è da ricordare. E da Treviso è tutto. Arrivederci.